si chiama Imprenditore 3.0, la nuova figura che emerge da una ricerca di Confindustria Bari e BAT con l'università. Si tratta di un imprenditore capace di pensare all'impresa in materia innovativa, a soluzioni coraggiose che non hanno a che fare solo con il profitto, ma anche con il team aziendale e la propagazione all'interno dell'azienda di valori. Il primo nucleo della società è l'ambiente di lavoro in cui si passa la maggior parte del tempo. Un bravo imprenditore oggi deve saper essere innovativo non solo nella produzione, ma soprattutto nel mettere al centro del sistema produttivo la persona, le risorse umane e gratificarle. Dunque agli imprenditori moderni, quelli definiti da un'indagine 3.0, si chiede non solo profitti e logiche di produzione, ma capacità di utilizzo delle risorse umane. Dell'imprenditore 3.0 si è parlato nella sede di Confindustria Bari e BAT con il presidente Michele Vinci, la docente universitaria del Dipartimento di Psicologia Beatrice Ligorio, curatrice della ricerca che ha coinvolto 50 imprenditori. Il 20% degli intervistati si sono definiti più competitivi e meno collaborativi. Loro perseguono regole date perché obbligati a farlo. Il 38% del campione invece si è identificato con un sistema relazionale che usa la tecnologia solo per comunicare, mentre il 42% rappresenta proprio la figura dell'imprenditore 3.0, ossia coloro che, come spiega Beatrice Ligorio, fanno buon uso della tecnologia, si relazionano liberamente con ambiente e persone e sanno creare valore per il bene comune, più che come profitto per sé, per mezzo di valori umani. È un imprenditore capace di pensare all'impresa in maniera innovativa, ma all'impresa ma anche all'economia in maniera innovativa. È un'economia questa che richiede l'energia, la capacità di pensare a soluzioni alternative, innovative, a volte anche coraggiose, forse anche rischiose, che non hanno a che fare solamente con il profitto, ma che hanno a che fare con altre dimensioni, tipo il clima aziendale, il rispetto delle risorse ambientali, la propagazione di valori all'interno dell'impresa.